da 30 filo più o meno, questo non è più un arrivo di 256 gradi. Siamo spazi, dovete dire che tutte si invecchiano, che si guastano, che non c'è. Vogliamo andare giù col pulma, prendiamo questo qui che ho fatto arrivare, così poi giù vediamo, l'hanno messo in moto. Facciamo un giro. Figlio di un po' di ragazzi che diciamo l'ultimo anno e mezzo, cominci con i ricambi che non ci stanno, a partire prima dalle piccole cose, poi cominci una cosa di dolori, a catena di altro di vecchio, la pressione, la mattina sono una sessantina, che poi ci stanno poi pomeriggio, sera, 50. Ok, il tempo medio di permanenza di un bus qui dentro, cioè oggi si rompe? Okay. Dipende, varia dalla tipologia del guasto e dalla presenza dei spinteri campi. Può essere al giorno, banalmente una giornata entra e esce, viene riparato se c'è il ricambio, se la riparazione è rapida. Nel peggior caso? Nel peggior caso ci stanno vetture ferme anche da 6 mesi. Da 6 mesi? Cioè in 6 mesi sono non... stretto. Cioè in 6 mesi non si riesce a ordinare un pezzo di ricambio, non si riesce. Ma non è che non si riesce a ordinare un pezzo di ricambio. Troppo stanno... quando si rompe un motore, c'è stato un periodo che non ci stavano ricambi per poterli rifare. Quindi rimane fermo, poi su quella vettura ovviamente ti serve il ricambio che non c'è per far camminare un'altra e quindi va a scalare. Poi quando arriva il motore la metti all'ultima che magari è completa per recuperare la macchina. Invece da rimontare un'altra quindi ti va a scalare. Quanti sono quelli che diciamo sono qui fermi e sostanzialmente sono irrecuperabili? Irrecuperabili nessuno. Se ci danno i ricambi sono tutti recuperabili. Qui avete qual è l'auto di effetto? Noi abbiamo hanno 11 anni adesso. I primi sono febbraio 2006. Nascita di Diego. No, 11 anni sono. Per entrare in officina? Sì, ci facciamo un giro. Vediamo le macchine che sono state senza ricambi, senza. Attenzione se c'è olio per terra. Ok. Oh, fai che si giù, Buongiorno. Calibri. Sono 8 corsie. Ma che c'è pure Albertino? Non morda. Sono 16. Avrei una cannata, ma visto il sindaco di Roma vicino. Ieri a casa è venuto. Pure belle donne, allargate. Che ha fatto? Basta, fatto. Brava. Se gli dice così, da domani camminate. Bastava questo, abbiamo finito a fare. Dai, ma basta a me. Ma vado, grazie. Guarda che la sindaca che potrebbe pure lavorare. No, no, fai foto. No, fai foto. Lavorate, siete. Guarda Candido. Manuele, la faccia la foto. Stavo a fare la foto. La fanno tutti dopo, ma la faccio pure io. Quando mi cago, che porca, ormai mi sto tutti i cazzi. Allora noi venerdì lei ha fatto bene anche posso? Noi faremo di tutto per
toglierla. Cioè andare fino a luglio col servizio pieno. Ammazzato. Io dico ci ammazzate perché tante volte quella riduzione. No, quella riduzione è quella mettere le prime parti di parte per usare. Sì. Beh, no, l'uscita è quasi 20 anni, pure mira l'osso del buco, la cosa è che avendo le postazioni così piccole, iniziando oggi, diciamo inizio gennaio, la manutenzione è iniziata, riusciamo a fare la vettura al giorno. Una sola. Se, non ripa- cioè, se fa questa non fa quell'altra. Quindi è un problema di operare. Lo stazione. Noi speravamo che ci facevano appoggiare almeno dentro l'altra rimessa, in attesa che veniva riparata questa via a fianco. Noi abbiamo questa, questa è un'altra, è un altro peccato, questa parte è andata a fuoco. Nel 2008 dovrebbe essere chiusa e ripristinata anche solo con questa. 85.000 progetti. Le lungaggi per disoccupatività la bloccano da quando aperto prima. Qui era il vecchio rifornimento che adesso è stato fatto lì, era posizionato per quanto di vita troppo, c'è stata la fuga di gas, abbiamo perso il tempo. Sono stati rimpiazzati quasi 24 pullman, adesso stanno a forza piena, un nuovo modello. Venite, venite. Però diciamo quell'area è rimasta abbandonata, tra il sequestro giudiziario. È una questione scolica che utilizziamo principalmente per i guasti rapidi, appunto che entrano nella giornata di intervento. Si cerca di fare un suo. E passiamo a quello che andiamo a pensare. Questo è il magazzino, sappiamo, questo è il magazzino. Che distanza con le magliate che 4 piani. Rispetto all'ultima volta che sono stato in braccio, almeno le cinghie ci stanno. Ma questo il materiale sta la piccola parte del sta arrivando, quindi il materiale un po' si sta un po' rimpinguando questo magazzino. Qualcosina arriva, qualcosina. Purtroppo è a singhiozzo, sai che è a singhiozzo, non c'è la costanza, diciamo che sani una cosa, magari, dico banalità, quel periodo paghi un fornitore e quello che sana gli ordini dopo, ma quello precedente, un mese uno, un mese l'altro. Bisogna vedere i ricambi, una volta magari manca pinze dei freni, cioè 15 pullman freni, prima che li recuperi ci vogliono almeno 20 giorni perché è un lavoro abbastanza lungo, quindi rimetti arriva quello, mancano le prolunghe delle candele, non ci stanno, adesso sono finite, quindi stiamo riutilizzando quelle vecchie per far cambiare pullman, si riutilizza qualcosa di buono, cioè si cerca da sistemare, non è che siamo che hai mani in mano, però purtroppo ripeto, smonti, rimonti. Questo mese sarà positivo in questo senso perché sono in liquidazione queste somme che erano magari dai codera, l'ho sentito che ha per cui insomma. Abbiamo tutto 46 milioni. Stanno partendo i primi 20 e, gli altri 3-4. Abbiamo sanato tutto il progresso, no? Stiamo sanando, scusa, però io ho chiesto che anche di questa parte di pericolo di bilancio sia anche impiegata per investimenti, per pensare di individuare un po' di flusso di cassa per acquistare e vada a prendere in leasing. Quindi per cercare anche di mettere qualcosa di nuovo sul campo. Anche vista l'età dell'attuale circolante. Esatto. Questi tirobus di certo ci aiuterebbero tanto. Sì, questi sono 45 che arrivano in servizio nel gruppo di loro. Tante vetture. Se non 45, perché comunque poi ci saranno i guasti, ci sarà la manutenzione, quindi su 45, 35, 33. C'è una
media tra manutenzioni, tra fermi fisiologici, insomma. Però diciamo, sempre meglio 45 in più che 45 in meno. Arrivederci, buon lavoro. Arrivederci. Non parli. Quella è andata con il fallo a spaccare il condensore. Quale? Dopo recuperano. Se ci date qualche telefono noi scattiamo.13 che sono stati comprati, l'officina nuova pagata, non funzionante. Adesso ci hanno detto che c'è un'officina che è stata chiamata a fuoco nel 2008, sì, e non è mai stata ripristinata, cioè proprio situazioni da mani nei capelli. Il sindaco, quindi, ha visto che ci sono gli spogliatoi che stanno lì per crollare. No. Sono puntellati. No, ma ci dite le cose a rate? Non vi ci vogliamo far passare vicino. Salve assessore, buongiorno. Falcetti. Salve. Te è sporca la moglie, te l'ha fatto la cadenza e si è presa quella. Quindi anche gli spogliatoi sono. Sì, guarda, un giro qua, ci siamo andati. La, la parete che è puntellata e che è sotto controllo in verifica. Sì, però i puntelli non ci sono, cioè ormai non ci sono più. Sindaca, mi raccomando, allo stadio, eh. Arrivederci dopo. Probabilmente qui è stato un movimento dell'intonaco rispetto ai pilastri, però l'ufficio nostro del patrimonio lo sta monitorando, ha messo pure i vetrini per verificare gli scostamenti. Io questo fumo da poco gli ha richiesto la fotografia per stare tranquillo pure io. Però certo, se lo rifanno siamo tutti più contenti, perché questa cosa è interessante. Così, ma dire, o la riparate o levate, se non serve, riparate.
questa qui è la parte per lavorare. Per l'ex fornimento. È uno degli investimenti che dovrebbe avere la lavorare. Quanti posti? Il Giragas è... Questi sono 8 posti. Hanno parecchio un centro, quindi... Vediamo cosa che si è partito. Pronto? Sta giù? Ce la faccio vedere. Sì, sì, ce la faccio vedere. Ok. Va bene. Ok, 8637. Ok. Niente, mi serve il pullman che sta lì, me lo prendo io, tanto. Andiamo col pullman? Andiamo. Ah. Pronto? Ho 4 anni. Poi è stata dissequestrata e ci sono stati fatti vari progetti per adibirla a officina. Però capito di siamo qui. Sarebbe abbastanza urgente, perché diciamo con i pullman non c'hai la possibilità di lavorare, perché abbiamo già iniziato da circa un mese la manutenzione dell'aria condizionata, però non la metti, sento un attimo, poi fare una, se c'hai due postazioni lavori, se no non c'hai spazio, se non fai i pullman per ripararli per fare uscita, è una conseguenza. Vabbè, se prendiamo questo sì, andiamo già al filo. Aspetta un attimo. Scusi sindaco. Credo che siamo a chi ha la porta? Abbiamo fatto la modifica delle pedane, tutte manuali. Queste qui inizialmente avevano tutto il parco le pedane quelle elettriche, no? Però sono disgrazie, comunque essendo poi esterne alla soglia, sono tutte multi che prendono e avvicinandosi al ciglio delle fermate. Problemi di sporcizia, problemi elettrici. Anche se quando esattamente quasi tutto il parco ormai ha queste qua manuali a ripasso. È solo io, però ormai sono anche tutti gli autostrati. Le faccio per serraggio. E anche quelli all'epoca sai sono disposti per fare manutenzione di quelle pedane, poi non ho visto, sarà una buona soluzione. Sono tutte vetture da mantenere? Queste sì, sono sì, da mantenere. Il Pagnotta sta sui 10, perché prima c'è stato un filo, sta tutta ricorrente, c'è il droga al finito. Una roba dentro, no, perché entrarono quasi tutti a cavallo del 2006-2007-2008 e tutto il parco di 10 sì, ma è un parco omogeneo, sì, questa è anche quella specificità del corporante a metano, tutto a metano, questa è la sapienza di Cristiano, c'è anche a metano, allora, c'hai un parco omogeneo, sì, in mezzo che aumenta le volte di manutenzione. Sì, no, guarda quanto si sono sedute in fila. È pure il portafoglio, è un portafoglio. Esatto. È anche un insulto ai romani, oserei dire, proprio.
capitato l'emblema del scusa lei sì facciamo un giro col filo. Ma anche già il fatto che per solo per rimetterli in funzione devi spendere soldi probabilmente per le gomme, sì, per le... i motori in avviamento. A me mi sembra una follia. Ma questi presto devono essere rimessi su strada. Praticamente se lo certo poi c'è il problema della manutenzione dei tubi a metano però cerchiamo anche entro quanto possiamo mettere questi in funzione sulla linea metana già molto pronto stiamo cercando soltanto una via con gli uffici per superare un po' di criticità giuridiche e poi procediamo perché erano legati al corridoio questo. Perché erano legati al corridoio esattamente l'ha fatto il tuo quindi in teoria sarebbe potuto entrare in funzione al termine della realizzazione di entrambi i corridori in realtà non soltanto di però insomma, cioè, voglio dire una follia è una follia il senso pratico ci dice dobbiamo metterli su strada adesso poi quando saranno pronti i corridoi ce ne saranno comunque in numero tali da poter essere restituiti quindi a parte li rimetteremo ma intanto che il corridoio non c'è siamo lì sulla 90 di successo ci fai fare un giro la fatica da mettere in moto, facciamo così, carica all'aria. Questo autobus sono state utilizzate due batterie nuove. Un autobus nuovo che non ha mai funzionato per metterlo in moto due batterie nuove. Questa sì, la sabbia è per le prove di carico. Le prove del sull'auto hanno fatto. Nel senso che? Per simulare il peso delle persone, il peso dei sacchi di sabbia. Ah, ok. A zavorra, diciamo. Peccato, però adesso sì. Il punto è rimetterli, anzi non rimetterli, metterli su strada. Questo è l'impegno che tutti quanti ci dobbiamo prendere e cercare di realizzarli nel tempo più breve possibile. Questo. È partito? È partito. Sì, sì. Speriamo di vederlo a breve sul per sostituire il 90 o il 60. Vedremo qua se anche riusciamo su un'altra linea, però sicuramente sul 90-60.
quante linee di filo abbiamo a Roma già funzionanti sul pianometrano? Sono linee di filo che si c'è anche un progetto per prolungare adesso la filovia da Porta Via fino alla stazione Termini, ci sono già dei finanziamenti stanziati, quindi dobbiamo soltanto mettere in moto le attività con la sovrintendenza. Ma non penso, facciamo dire via cioè su strada quando sono sicurati e la rafforziamo anche in modo che più bus ci possono, più filo che si possono usare, quindi il carico elettrico possa essere sostituito. Ma faccio un'altra domanda, se noi, come dicevi, questi li possiamo mettere in nel frattempo gli altri, per non farli stare fermi e per farli girare, li possiamo utilizzare come autobus normali o no? Questo no, non possiamo. Ah, però sui percorsi misti sì. Quindi se ad esempio mettiamo un nuovo percorso che passa su Via Nomentana e poi c'è un'altra parte invece che è senza pantografo, quello lo possiamo fare. Però una parte deve, per forza deve andare sì. Sulle sì. Cose. Questo ci viene. Poi a fare questi investimenti di potenziamento della 90 in attesa che il corridoio finisca, sia concluso. Perché no? Perché questo libererebbe altre vetture normali per essere magari ricollocate. Anche quelle dei 18 metri, quindi anche quelle sì. Lunghe, che al momento la 60 utilizza sia vetture da 13 che da 18. Quindi così libereremo quelle e le potremo mettere in altri posti. Magari in città in alcune zone, soprattutto quelle meno centrali, soffrono tanto di mancanza di corse, quindi potrebbe essere una buona occasione anche in questo senso. Lo mette pure giù alla fine, se non ce la fai a incontrare là dentro. Allora, possiamo sono dire che funziona. Se le gomme si sono squadrate e non si sente, quindi io andrei pure tranquillo. Io mettere solo le batterie e mettere in servizio. Sì, prima esattamente. Che le gomme ci stanno. Anche perché le gomme non ci sono. A posto. E quindi secondo me un impegno che possiamo prendere tutti quanti è quello di dire che insomma le metteremo in funzione il prima possibile sulla linea Nomentana, cerchiamo di capire se possiamo metterle tutte anche come dicevi tu sul percorso misto, esattamente, per liberare altre vetture che invece possono andare a coprire aree oggi assolutamente meno servite. Meno servite. Su questo sicuramente li vedrete a breve su strada. Dai, dai. Ciao, a presto. A presto.